La borghesia italiana, industriali, agrari o banchieri che fossero, progettò e realizzò il movimento fascista con il preciso scopo di distruggere ogni spazio di rivendicazione, autonoma ed organizzata, delle classi subalterne. Per raggiungere questo obiettivo, le classi dirigenti pianificarono anche e soprattutto un uso illegale della violenza, un uso cioè che superasse i limiti delle consuete strutture istituzionali di repressione, esercito, carabinieri e guardie reali. Questa scelta di illegalità fu il passo che portò alla nascita di vere e proprie guardie armate dei padroni, le squadracce fasciste, reclutate essenzialmente nella piccola borghesia, nel sottoproletariato, ma anche nel settore interclassista degli ex combattenti. Attraverso le squadracce, ovvero con il terrore, omicidi, pestaggi, persecuzioni, i padroni riuscirono ad annientare le organizzazioni sindacali e politiche delle forze popolari. Con la marcia passeggiata su Roma del 22, atto annunciato, poterono imporre un governo a direzione fascista del tutto accondiscendente alle loro necessità di classe. Nel 25, con il patto di Palazzo Vidoni, firmato da Confindustria e sindacati fascisti, la borghesia si assicurò l'esclusiva del controllo della rappresentanza operaia, l'abolizione delle commissioni interne dei lavoratori, la soppressione del diritto di sciopero e l'istituzione di una magistratura del lavoro la cui finalità, con le parole del legislatore Alfredo Rocco, consistette nel vietare l'autodifesa di categoria e di classe. Sino al 1926 la politica economica fascista fu di tipo liberista e fondò la sua prassi, la citazione di Mussolini, nello spogliare lo Stato di tutti i suoi precedenti attributi economici, garantendo al loro posto un governo che per sollevare la popolazione dalla crisi lascia all'iniziativa privata il suo libero gioco, rinunciando ad ogni legislazione interventista. Dopo il 26, con la promulgazione delle leggi eccezionali che spazzarono via lo Statuto Albertino e tutte le forme di organizzazione dell'opposizione, ebbe inizio il lungo periodo della dittatura fascista, ora esercitata apertamente ed appoggiata ad una sovrastruttura legale. La forma complessiva di direzione e controllo del paese venne definita Stato corporativo. Attraverso di essa, il fascismo, sino alla sua sconfitta militare, garantì se stesso come amministratore delegato unico del grande capitale italiano. Sono nato nel quartiere di Santo Spirito il 13 gennaio del 1926. Mio padre era muratore e mia madre una sarta da uomo. Siamo una famiglia che ha avuto delle tradizioni di lotta operaia. Mio padre, non essendo iscritto al partito fascista, non essendo iscritto ai sindacati, tutte le volte che andavo a lavorare in una ditta lo tenevano 4, 5, 6 giorni e dopo una settimana dice: guarda, la tessera del sindacato, ah, io ce l'ho, e allora lo buttavano fuori. Io quando sono andato a scuola nel 31, una volta mi portarono insieme con tutti gli altri bambini della prima elementare, mi portarono fuori e c'era uno che si chiamava Bulli Ezio, era uno stupidotto fascista, sempre vestito in montura, ci portò sul Lungarno. Il mio babbo mi vide sul ponte alla Carraia insieme con questi qui. Però io non avevo nessuna montura né nulla, perché figurati se i miei potevano comprarmi la montura, a parte non me l'avrebbero voluta comprare. E mio babbo mi prese per un braccio e disse: no, no, te tu vien via, dice, qui con questa gente e non tu ci stai. E Ezio gli disse: ma o Sardelli, non tu puoi mica, disse, te sta zitto perché io con un ceffone ti butto un anno, sai, le son cose che ti rimangano impresso. Una volta si tornava dal museo Stibert, sarà stato il 36, e c'era il tramvai che portava fino a piazza Santa Maria Novella. Si prese via dei Fossi per venire a casa. Quando si fu a metà di via dei Fossi, e davanti a noi c'era un signore anziano con un cappellino, e camminava 4 o 5 metri avanti a noi, e noi si stava andando verso il ponte alla Carraia, si vide venire verso di noi un manipolo di fascisti della Luporini, e ci avevano il gagliardetto e tutto il resto.
Questo Metto non se n'era accorto di questi fascisti che gli arrivavano, sicché non lo salutò il gagliardetto. Sorti fuori due giovanottoni saranno stati 1,90 m con due spalle così. E poi un altro di loro. Gli andarono lì, gli dettero certi cazzotti, botte, manganellate. Lo sacrificarono quest'uomo, questo vecchio, perché non si era levato il cappello, non aveva salutato il gagliardetto fascista. Voglio dire, e io avevo 10 anni a quell'epoca, e vedere una violenza così inutile, gratuita, proprio cattiva, brutale, che non sapeva di nulla, ti rendi conto del ribellione che nasce in un bambino? A scuola i fascisti avevano creato una materia specifica che si chiamava cultura fascista. Io mi ricordo proprio lì, in questa scuola, in quell'aula che c'è laggiù in fondo, e c'era il professore di cultura fascista, che era un ufficiale della milizia. A volte veniva vestito in montura e era talmente imbecille che non si accorgeva di quanto si pigliava in giro. Entrava dentro e diceva: aprite il libro a pagina 14, leggete, e si doveva leggere per conto nostro. Poi lui pigliava il giornale e si metteva a leggere il giornale mentre aspettava che suonasse la campanella per andare via. Ecco, questa era tutta la cultura fascista. C'era questa professoressa d'italiano, la professoressa Nocci. Nel 1937, il 9 maggio del 1937, Mussolini fece il famoso discorso della proclamazione dell'impero e c'era stato sui giornali, eccetera, eccetera. E Lola mi disse: te lunedì mattina tu impari a mente tutto il discorso di Mussolini e tu lo dici qui di fronte a tutta la classe. Dal sabato a lunedì mattina lo dovevo imparare. Ma era un discorso lungo, ma non era tanto quel discorso lungo. Era quella rabbia di doverlo fare di fronte a tutti i compagni che sapevano io e altri come la si pensava. Perché la mi disse: se tu lo dici male ti metto 2 e ti sciupo la media e ti bollo la borsa di studio. Sulla venuta di Hitler e Mussolini a Firenze il 9 maggio di 1938, ogni negozio doveva fare allestire una mostra con Hitler, la bandiera tedesca, la bandiera fascista, italiana. Sicché gli avevano fatto degli addobbi in questi negozi. Io mi ricordo di un negozio, una pasticceria di via della Vigna, l'avevano preso tutte scatole di biscotti dei fratelli Lazzeroni e avevano fatto tutta una fila di scatole, fratelli Lazzeroni, e gli avevano messo un quadro di Hitler e un quadro di Mussolini, e gli stette parecchio. Sicché quando la gente la cominciò a rendersene conto, a passare di lì, e rideva. E poi i fascisti se ne ammascarono e gli andarono lì e gli smontarono la bottega. A forza di manganellate gliene disfecero. Noi vogliamo l'uguaglianza, siamo chiamati malfattori, ma noi... Prima di tutto c'era la miseria e l'estrema falsità di questi orpelli, di questi fascisti. Io vedevo sempre, quando uscivo il sabato, e vedevo questa gente, la si incrociava, e stavo lì in via di mezzo, in pieno centro, e tu vedevi questa gente, e oggi ce n'hanno 2 medaglie, domani ce n'hanno 4, domani ce n'hanno 6, in termini di 4 o 5 mesi gli erano pieni di medaglie. Ma che medaglie se non si sono mossi di qui? Questa falsità così, questo sfruttamento dei lavoratori come c'era, questo non poter esprimere nulla. Sai, nelle fabbriche nel 40, e fecero la legge allo scoppio della guerra, per ingannare ancora una volta i lavoratori, e fecero che si poteva fare il sabato incontri sindacali. Ma questi incontri sindacali, sai, i primi erano timidi, e non dicevano nulla, magari poi veniva il coraggio, gli operai, i lavoratori, e dicevano le cose come l'erano, e li chiusero. E giù la schiavitù, voglia la libertà, siamo lavoratori. E come facevi a metterti con quella gente lì? La libertà, questi grandi ideali, dov'erano? E l'erano tutti arpestati, l'uguaglianza, la pace, e respingevano tutto. E c'era il terrore, capito? Tu ti sentivi sempre sorvegliato, tu ti sentivi sempre la polizia addosso.
lotta al fascismo l'ho cominciata presto, sono del 23, ero giovanissimo. Nel 42 mi trovavo a Castelfranco Emilia, nel carcere penale di Castelfranco Emilia. Ero stato condannato a 25 anni, perché mi avevano dato la direzione che già da solo la comportava 15 anni. La direzione perché avevamo organizzato il partito a Firenze e provincia. E poi c'era stato che avevamo diffuso 20.000 volantini contro la guerra in Firenze e provincia. In 10 minuti la diffusione la fu fatta, studiata bene, realizzata bene. E quindi questo li aveva urtati. E poi non riuscivano a pigliarci. E poi quando ci hanno preso ovviamente si sono rifatti. E quei briganti neri m'hanno arrestato, in una cella scura m'han portato. E siamo stati presi perché succede sempre quello che non tutti aspetti che nella vita succeda. E avevamo preso tante cautele. E se non che uno dei tre di questo direttivo, Cesare, gli aveva simpatia a un compagno e gli altri due, fra cui io dicevo, guarda, quello è un bisogno proprio, e bisogna cercare di sganciarlo, tenerlo lontano, eccetera, eccetera. Ma vedi, è impreparato, può crescere, diceva Cesare, ma per me l'altro, e non era impreparato. E gli era manco incosciente, gli era un chiacchierone, gli era uno che la vita clandestina, e l'era proprio contrario a lui, una cosa che non riesce neanche a afferrare. Questo, ero preso insieme alla cellula sua, eccetera, e che fece? E accusò il comitato direttivo che invece deve rimanere fuori. Io avevo anche tutti i contatti con i settori di partito, e questo gli accusò, e gli spiattellò tutto, perché frequentando Cesare si era reso conto che eravamo noi che sapevi il contatto coi centro di partito. E certo, e c'era anche il volantino che confermava che questo contatto ci sapeva. Perché il volantino all'ovra e gli dava noia, nel senso anche che erano parole d'ordine nuove. E si distingueva dagli altri volantini fatte da altre organizzazioni comuniste. E si distingueva anche perché non si diceva viva l'Unione Sovietica, viva Stalin, viva queste cose qui. E non si dicevano più queste cose qui, e si diceva pace separata, eccetera, eccetera, donne non fate partire i vostri figlioli per la guerra, rifiutate questo, rifiutate quello. Insomma, erano tante parole d'ordine diverse. Loro capivano che erano le parole d'ordine che venivano dai centri di partito. Allora, loro e sono a contatto. Quando mi portarono alla tortura, legandomi le mani alla catena. Dopo 33 giorni di interrogatorio dell'ovra, e mi gonfiarono così, e non mangiavo più, non bevevo più, non ci vedevo, e gli occhi chiusi. Io sono stato 33 giorni, poi il comandante di carcere gli è venuto dentro e gli ha detto, ma questo disgraziato, e gli è 3 giorni che non tocca neanche la